Ma buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, questo è il primo vlog che diciamo volevo fare in occasione della fine dell'anno, come fanno i veri pro, fanno anche inizio a fare vlog, visto che iniziamo a essere un po'. Dai, 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 dai. Innanzitutto, grazie a tutti per il sostegno, grazie a tutti per il supporto al canale. Negli ultimi 2-3 mesi, praticamente il numero è raddoppiato. Non nego il fatto che molti di voi sono arrivati grazie a Ersoviron, ma altri anche se non continuano ad arrivare per Stellaris e anche altro ancora per i tutorial, per esempio. Grazie a tutti voi, grazie dei vostri commenti, dei vostri mi piace e della vostra sincerità e interazione. Innanzitutto, grazie. Quest'anno ormai è andato, con il prossimo, diciamo, continueranno le serie che sono ora in corso, quindi la serie sulla Germania su Ersoviron 4, quella con l'impero Gnidariano, il tribunale Gnidariano su Stellaris, e quella che ho appena iniziato su Ambennar di Europa Universalis 4. Direi che per ora mantengo queste tre, anche perché comunque ci vuole il suo tempo, e se voglio metterci in mezzo qualche tutorial. Va a finire che poi non ne ho. E parlando di tutorial, appunto, con l'anno nuovo riprenderò a farli. L'avevo già, diciamo, anticipato un pochino questa cosa in qualche video di gameplay. Inizio a farli principalmente per Ersoviron e per Stellaris. Qualcuno sotto il video di U4 mi ha detto fallo anche per Europa Universalis 4. Per ora su Europa Universalis 4 direi di no. No, non dico di no in assoluto, ma per ora lo lasciamo un attimo lì. Continuo il tutorial su Ersoviron e su Stellaris. Ci vuole un po' di tempo perché se li avete visti, a me piace fare le cose un pochino, un po' editatine con tutto l'editing, le cosine varie. Ci vuole tempo. E a tal proposito, qualche volta probabilmente l'avevo già detto anche questa cosa qui nei vari gameplay. Lo ridico qui, così magari i nuovi che se lo sono perso possono scoprirlo. Io registro principalmente durante la pausa a lavoro. Questo perché, diciamo, un lavoro che mi consente, diciamo, alcuni momenti di pausa. Ho un PC, non ho una scheda video, infatti, o meglio, ho una scheda video per un PC, diciamo da ufficio, così. Per cui tutto ciò che è Paradox, cose bidimensionali, tranquille, riesco a farle benissimo. Tutto il resto per ora no, perché sappiamo tutti com'è la situazione e di spendere tutti quei soldi no, assolutamente non mi va. Si vedrà poi in futuro. Infatti, Warhammer, per esempio, che a febbraio uscirà il 3, mi sa che non riuscirò a farci nessun video. Probabilmente, non so, magari me lo giocherò a dettagli bassi, non lo so, però di video no. Fare robe che si vedono male, sinceramente no. E ritornando a come faccio i video, io li faccio nelle pause, per cui il tempo è risicato. Se trovate poi, tra l'altro, negli ultimi ho iniziato a metterlo, a mettere qualche scritta. Se trovate qualche taglio un po' strano, è dovuto al fatto che magari ho una chiamata, suonano alla porta e così via. Quindi devo interrompere un attimo quello che faccio e poi riprendere dopo a registrare. Quindi a volte c'è quello stacco. Cosa succede? Io metto in pausa. Però non stacco completamente la registrazione. In fase poi di editing vado a tagliare quel pezzo e a volte, diciamo, riesco a far collimare bene l'inizio e la fine. A volte c'è magari un po' uno stacco un po' più brusco, però vabbè, diciamo che va bene così per ora essenzialmente. E quindi questo è anche uno dei motivi per cui le cose arrivano un pochino alla volta, essenzialmente. Ci vuole tempo. A casa per ora non riesco a farlo perché ho. Diciamo, io ho bimbi piccoli a casa, alla sera non si riesce perché sera non ci deve essere il silenzio più assoluto, però diciamo un po' di tranquillità e parlare come faccio qui non si riuscirebbe, quindi diciamo più in là, quando crescono magari si riuscirà a fare qualcosina, magari riuscirò anche a fare qualche live, anche questo mi è stato chiesto molto volentieri. Cos'altro dire? Ah, l'ultimo argomento che volevo trattare in questo piccolo vlog è che, come avete visto, io ho iniziato il canale parlando principalmente di Stellaris. Poi pian pianino, dopo un po', ho iniziato a tirar fuori Ersoviron. Adesso ho iniziato a tirar fuori anche Europa. Mi piacerebbe portare anche altre cose e anche cose, diciamo, giochi che non riguardano solamente la strategia. So che per YouTube
Probabilmente questa cosa qui c'è una grande X rossa sopra perché l'algoritmo è pochissimo, diciamo che sono qui su questa piattaforma, ma mi pare già di capire che se uno va fuori un pochino dal seminato su YouTube, subito zoom, parte con la scure, ma sinceramente chi se ne è? Mi piace fare le cose per il gusto di farle, le faccio perché mi va di farle, le faccio nei ritagli di tempo per passione. Il lavoro, diciamo, quello vero è un altro. Questo, se poi viene fuori qualcosa, ben venga, assolutamente, ma per ora non ci starei a impazzire. Quindi, questa magari è una cosa che vi chiedo. Qua probabilmente si sono radunati molti appassionati di strategia, storia militare, ma un altro, diciamo, genere che potrei anche magari trattare in futuro sono i GDR isometrici. Non che sia una novità, perché per esempio tantissimi che trattano strategia poi fanno anche i GDR isometrici, però vabbè, è comunque un genere che anche a me piace. Magari qualche MMO, lì andiamo già su un campo un po' diverso rispetto al solito. Vedremo, 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 vedremo. Vedremo più in là. Comunque, probabilmente si sente anche che ho la voce un po' così ulteriormente, diciamo, ancora più nasale del solito, perché mi sono ripreso comunque raffreddore giusto per la fine dell'anno. Siamo arrivati bene o male alla fine del video. Come sottofondo, diciamo visivo, vi avevo lasciato questa, diciamo, timelapse di una partita che stavo facendo così per i fatti miei su Hearts of Iron 4 con la Cina comunista in Iron Man. Volevo prendere qualche achievement che mi mancava. Non l'ho ancora finita, poi magari vi dirò poi come va. Vi dico solo che era la terza o quarta volta che la ricomincio perché mi sono successe cose stranissime. Mi sono successe cose stranissime. In una mi sono ritrovato da solo contro tutto il mondo, non so perché. A un certo punto hanno iniziato a rivoltarsi tutti quanti. Quei focus storici, tutto questo. Comunque, non divaghiamo. Per finire, grazie ancora a tutti per il supporto. Auguri, auguri di buon anno, speriamo che sia un anno migliore, speriamo sempre di andare meglio, di divertirci tutti insieme. Fate i bravi, fate attenzione, soprattutto di questi tempi, non mi addentro in questioni che si parla tutti i giorni, dai, evitiamo contagi, cose, via, siamo attenti, state con i vostri cari, state con le vostre fidanzate, ragazzi, chi più ne ha, più ne metta, cani, gatti, quello che volete, passate un buon capodanno, noi ci rivediamo tra qualche giorno. Un pochino dopo le feste, dopo questi 2 o 3 giorni di feste di Baldoria. Mi raccomando, ciao a tutti!